Ecco le paghe, possiamo metterci al lavoro. Già, e con l'aiuto di questi laser da polso di tua invenzione sarà un prelievo assolutamente indolore. Beh, modestamente sono un genio, lo sapete. Cavolo, i nuovi super propulsori non partono, capo. Metti in moto, cinghia, fai girare la rotellina qualche volta. L'avevo scordato. Ma perché perdo tempo con questi mentecatti? L'ultimo che arriva al furgone è una femminuccia. Ai suoi ordini, signore. Ehi! Mai vista una cosa del genere, agente? Oh. Routine, signora, routine. Chiamata per tutte le unità. Rapina in corso ai cantieri Barker sulla settima. Qui parla l'agente Tackleberry. Mi porto sul luogo. Ok, giratevi tutti contro il muro, gente. Oh, niente male come risultato di una giornata di fatiche. Gli sbirri, figliamocela. Guarda, 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 quella mezza tacca di Tackleberry. Ah, già, se non sbaglio è quello che ti ha sbattuto in gattabuia l'ultima volta, capo. Ho avuto fortuna. Ma oggi la ruota della fortuna gira a mio favore. Rimarrai elettrizzato dopo questo incontro, sbirro. Posso inchiodarti anche ad occhi chiusi. Ma cosa? Mi deludi, pensavo che fossi un tipo inflessibile. Un monumento al motociclista ignoto. Vedi cosa succede a voler fare i duri con me? Sbatterò in cella e buonanotte al secchio. Ma vi vendicherò, Tackleberry, forse è l'ultima cosa che faccio. Non è pane per i vostri denti. Complimenti per oggi. Sì, Tackleberry, pare ci sia stato un bel movimento. Sciocchezze, pura routine. La mosca sparisce! Ma come? Non sei contento di quello che hai fatto? Negativo. È il lavoro del poliziotto che non mi appassiona più. Ormai prevedo tutte le mosse di un criminale. Vela via, piantala! Hai sentito la gente? Levati di torno, bestiaccia! Mi capite? Non c'è più la sfida. Già, per non parlare del tetto. Sei un tipo fortunato, Tackleberry. Ma ogni tanto la fortuna gira le spalle. Ti farò rimpiangere il giorno in cui hai messo piede nella scuola. Forse ho trovato il modo di scappare. Tornerò a prendervi appena avrò sistemato questa faccenda. La mia ultima invenzione, lo strabiliante casco neutralizza misfatti e renderà imbattibili i poliziotti. E mi dica, come funziona, professore? Il casco è in realtà un computer che anticipa ogni mossa del malvivente e ci indica quale contromossa mettere in atto. I nostri agenti avranno sempre la meglio. Dovrei vedere per credere. Ok, allora mi serve un volontario. Capitano Harris, sono venuto a chiederle una licenza, signore. Come mai?
Vede, purtroppo il servizio non mi offre più sfide, signore. Quindi io... Una sfida? Ce l'ho io una sfida per te. No. Professore, questo non mi pare un casco regolamentare. E invece ti sbagli. Anzi, è un casco programmato soprattutto per uno come te, Tackleberry. E se rifletti un momento, ricorderai una sfida che non sei riuscito a vincere, già. Negativo. Ripeto, negativo. Ho qui tutto registrato sul nastro, Tackleberry. Stai molto attento. Per mille diavoli, quell'aggeggio è una bomba. Il videogame del Cavaliere Nero. Coraggio, su, Tackleberry, non tirarti indietro. Non sono mai riuscito a battere quel gradasso quando ero un allievo. Grazie al mio casco ora riuscirai. Il Cavaliere Nero vuole passarti alla griglia usando un raggio laser. Usa il bazooka. Fessa Chiotto. Allora, che te ne pare, Tackleberry? Ho sistemato l'ultimo conto in sospeso. Vorrei quella licenza, capitano. Dove pensi di andare, Tackleberry? Da mio zio, sulla montagna dell'orso. Mediterò nel silenzio sul mio futuro. Ma, Tack, uno sbirro è sempre uno sbirro. Mi spiace, socio, ma devo capire se Eugene Tackleberry è qualcosa di più di una moto, un distintivo e un bazooka. E così questo gingillo può prevedere ogni mossa dell'avversario. Metterò in ginocchio quel piedi piatti. Eugene Tackleberry, fra poco avrai una bella sorpresina. Va bene, in quel negozio di sport. Ma che diavolo! Il Cavaliere Nero! Non mi fai certo paura! Dovrai ricrederti, sbruffone! Strike! E la prossima mossa qual è? Si metterà a ribattere all'impazzata. Ah! Mi chiamavano Sputafuoco Tack nel campionato di baseball. Con me non hai scampo, furbone! Arrenditi, Tackleberry! Ti anticipo sempre di una mossa! Ti serve un salvagente! A tutte le auto! Pare se le diano di santa ragione all'Emporio Viva lo Sport! Oh, oh, gli sbirri! Beh, arrivederci presto, Tackleberry! Credevo fosse il tuo nuovo casco da montagna. Tackleberry, che ti è successo? Ho trovato pane per i miei denti e mi ha bastonato sulle gengive. Non ci credo. Nessuno può batterti, Sputafuoco. Negativo. Il Cavaliere Nero conosce in anticipo ogni mia mossa. Aveva il casco del prof. Ma non per questo devi arrenderti. Affermativo. Imparerò nuove mosse. Andrò nella capanna di mio zio ed edificherò un nuovo Tackleberry. Tutti insieme in allegria. E ora pensiamo ai ragazzi. Gli scherzi li porta via. C'è un bandito, dito. C'è un bandito! E dov'è il bandito, dita? Saltate su, ragazzi. Io e i miei cavalieri metteremo a ferro e fuoco tutta la città. Dite a Eugene Tackleberry di venire a fermarci se è un uomo. Fa qualcosa, Zed. Che trovata, eh? Quando mi ci metto sono uno schianto. Uno schianto! Sarò così spietato, veloce e brillante da annullare il vantaggio del Cavaliere Nero. E si troverà di fronte un nuovo Tackleberry, impavido e agguerrito, un novello Rambo. Tack, devi rientrare in città! Il Cavaliere Nero le sta combinando di tutti i colori. Devo completare l'addestramento.
Cavoli, capo, mi sa che qui non troveremo posteggio. Quando siete con me non vi serve un posteggio. Che dobbiamo fare? Non vi conviene passare dall'ingresso principale. Passiamo dalla vetrata. Che carini, un comitato di benvenuto. Ehi, casco, dove diavolo è Tackleberry? Non se ne vede neanche l'ombra. Non ha avuto il fegato di farsi vedere. Ha più fegato di quanto ne avrai mai tu, invertebrato. Accosta, testa di latta, devi prima farti controllare la vista. Ho promesso alla mamma di non dare mai passaggio a nessuno. Oh! Stop! Grazie. Hai paura! Sta calma, Laverne. Adesso gli smorzi i bollori. Andiamocene, per oggi abbiamo smosso abbastanza le acque. Puoi pescare qualcosa se butti la rete. Toglietemi subito di dosso quelle vostre zampacce da gorilla! Vi lascio un messaggio per Tackleberry. Se vuole salvare la sua collega, che si faccia avanti. $3.999 4.000 4.001 Sei davvero una bestia. Sei più duro di una pianta di Tech Tac. Ehi, Tac, sono Maoni. Il Cavaliere Nero ha fatto prigioniera Callahan. Tenete questo. Maoni, non contare su Tac. Tackleberry non si fa vedere quando facciamo una rapina e non viene a salvare la sua collega, eh? Allora come pensi di stanarlo, capo? Verrà di certo quando occuperemo la scuola di polizia. Non prenderete mai la scuola di polizia, mai! Provate a slegarmi e vi faccio vedere! Sembra che ci sia un topo nella radio. Un topo? Non è un topo, ma un messaggio Morse. Il Cavaliere Nero attacca la scuola. Comandante, lo so, risponda. Sono Uxia, prego, risponda. Sì, mia cara, che cosa c'è? Non si agiti, signore, ma il Cavaliere Nero e la sua banda attaccheranno la scuola in minuti. Oh, molto bene. Grazie, Ux, dell'informazione. Cosa attaccano la scuola? Oh, abbandonare la scrivania! Devo essere pronto ad affrontare l'invasione. Tranquillo, mio caro Finnegan. Ed eccoci arrivati. Non la farete franca. Sappiate, signori, che fra poco i miei ragazzi vi piomberanno addosso. Avete visto? Sono puntuali, cortesi e telefonano alla mamma tutte le domeniche. E niente al mondo gli impedirà di acciuffarvi, a meno che non, non premiate quel bottone. Qualcuno ha attivato il sistema del professore. Stop, di qui non si passa. Brutto affare. Avvertite Tackleberry che la scuola è in mano mia e che se vuole rivedere la sua collega dovrà affrontarmi in un torneo all'ultimo sangue, il suo. E per dimostrare che quando ho il dito sul grilletto mi trasformo in un radar umano, colpirò la mela sulla testa dell'agente Switch senza basarmi sulla vista, l'udito oppure il senso dell'odorato. Ok, 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 guarda, impallidisci, Guglielmo Hotel. Perché? Proprio io? Oh no, solo questo rimane del povero Switchak, un misero torsolo. Nah, ecco qua, Chucky Baby, quella è la mela che hai centrato. Rispondi, Tac, il Cavaliere Nero ha occupato la scuola, ti senti pronto? Yeah!
Sono pronto! Lo sai? Penso che sia peggiorato. Sono pronto! Senti, Tuck, se ti serve aiuto. Negativo, quello vuole me. E lo affronterò da solo. Accetto la tua sfida, Cavaliere Nero! Preparati a fumare lo scarico della mia moto! Vai e torna vincitore! Come prima azione difensiva, Tackleberry sceglie sempre il bazooka. Vediamo se quel che ho imparato in montagna funziona. Non abbiamo bisogno di laser o bazooka per affrontarci, Cavaliere! Eh? Ma cosa combina? Impossibile che si arrenda. Il dato non corrisponde, il dato non corrisponde. Sta per offrirti dei fiori. Dei fiori? A me? Un piccolo dono da madre natura. Che ti prende, sbirro? L'indice del grilletto si è trasformato in un pollice verde, eh? Riconosco che mi è superiore. Accettali come segno della mia ammirazione. Beh, è dolce il profumo del successo. Un'ape! Ci sei cascato, è il vecchio trucco dell'ape fra i fiori. L'ho imparato in montagna. Arrenditi, Valvola. Non puoi battermi senza quel casco. Ma certo che posso. La vittoria è dei furbi, non dei forti. Una catapulta, che idea, mi piace. Ok, pronti, ragazzi? Sorpresa! Non una mossa, scarafaggio, o ti schiaccio! Me la batto! La situazione è di nuovo in parità, cavaliere. Non permetteremo che la faccia franca, vero, Itawa? No, finché ho indosso questa uniforme. Che bel buco nell'acqua! Apri il tricheco! Ora vollo ci vai tu! Chissà se questo vi diverte, piedi piatti! Tiriamo fuori i distintivi, Jones, per trasformarli negli scudi galattici del prof. Ok, socio, ci facciamo un giretto in slitta? Non ci posso credere! Un bel bastone tra le ruote! Eseguo al volo, amico! Uia, andala! Ti riciclerò a dovere, bidone ammaccato! Ah, sì? Guarda che posso batterti anche senza casco! Bravo! Sei stato fortissimo, Tackleberry! Routine, semplice routine. Bene, bene, congratulazioni, agente Tackleberry. Sembra proprio che tu abbia affrontato e vinto la tua battaglia. Affermativo. Ma credo che finché ci saranno in giro dei criminali, ci sarà sempre una battaglia per me. Evviva, Tuck, è tornato quello di sempre. Eh già, peccato che il casco sia da buttare. Poco male, ho messo a punto un nuovo prototipo perfezionato che credo incontrerà i vostri gusti. No, non se ne faccia più una volta! Ho capito! Con quella sì che riusciremo a suonarle sempre ai malfattori!